Ebbene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono tornato dopo più di un mese. Scusate questa assenza, però ho avuto vari problemi per cui non ho fatto i video. Allora, oggi ritorno con l'anteprima, vi anticipo alcune novità che verranno introdotte in FUT 2020, ovvero nel FIFA Ultimate Team e su FIFA 20. Prima di iniziare vi invito a lasciare like per supportare il canale e i vari video e iscrivervi al canale se volete, se ancora non l'avete fatto. E detto questo, partiamo subito con le prime novità che sono state annunciate su FIFA 20. Per il prossimo capitolo di FIFA. Allora, le icon che sono state annunciate sono Pirlo, poi Drogba e poi abbiamo Zidane. Zidane vado a parlare che appunto le copertine, sono state annunciate anche le copertine delle varie edizioni di FIFA 20. Allora, per la Standard Edition vi sarà Hazard in copertina, giocatore acquistato come sapete da Real Madrid in estate ora. Poi sulla Champions Edition ci sarà Virgil van Dijk, giocatore chiave del Liverpool della scorsa stagione e molto probabilmente lo sarà anche in questa stagione. E poi, ultima edizione, quella più costosa, è quella Ultimate Edition, che è disponibile solamente in digitale. In copertina, ci sarà Zinedine Zidane. E appunto, tra le varie icon in cui vi parlavo prima, c'era appunto Zinedine Zidane, che sarà sulla copertina automaticamente, sul gioco. E ora arriviamo alle novità che vi anticipo su FIFA 20 e sull'Ultimate Team che dovranno uscire nella giornata di oggi. Vi sto pubblicando il video alle 11 e usciranno nelle giornate di oggi in modo ufficiale. Allora, innanzitutto ci sarà l'inserimento di una nuova icona che è quella di Carlos Alberto, poi un nuovo look grafico per i menu. Nuovi obiettivi mensili con ovviamente ricompense più sostanziose. Poi c'è la creazione personalizzata per lo stemma e per gli striscioni del proprio foot, quindi lo stemma invece di mettere quello predefinito di una squadra e di una nazionale, potremmo mettere un nostro stemma personalizzato a nostro piacere. Poi, tra le altre novità, c'è anche una nuova modalità per giocare contro gli amici, simili per esempio alle House Rules di calcio d'inizio. In queste partite non si consumeranno contanti. E queste sono appunto le principali novità che verranno introdotte su FUT 2020. Detto questo, se il video è piaciuto, invito a lasciare like, a lasciare un commento facendomi sapere se acquisterete FIFA 19. E FIFA, scusate, FIFA 20 oppure PES 2020, fatemelo sapere. Fatemi sapere anche se volete un video sulla demo di PES 2020 che ve lo porto con piacere. E detto questo, ci vediamo al prossimo video e ciao!